Buongiorno. Come è andato l'interrogatorio? Un interrogatorio interessante. Ha ammesso qualcosa? Non ha confessato. Ma cosa ha detto? Ha messo qualcosa, qualcosa di particolare? Non ha confessato, eh? Aiuto! Non vi posso dire altro. Non vi posso dire altro. Arriva un pane e merenda, un pane e merenda vengono condannati. Però a questo punto c'è chi dice: ma com'è possibile dei delitti così geometrici per certi versi, fatti con queste caratteristiche, così, così ben organizzati, siano stati fatti, programmati, realizzati da questi beoni di paese? Un procuratore della Repubblica di Firenze, si chiama Vecchietti Arzilli, poi sono inventato Arzilli per dire la verità, perché insomma sono anche abbastanza rintronati, non c'era verso di fargli fare un discorso compiuto a Lotti, per esempio, e nemmeno a Pucci. Nel corso degli anni, le indagini e i processi hanno portato alla luce fatti che hanno condotto gli inquirenti ad ipotizzare l'esistenza di una sorta di secondo livello che commissionava gli omicidi ai compagni di merende. I presunti mandanti degli omicidi sono stati definitivamente assolti perché il fatto non sussiste. Vede, nel libro io affronto anche questo argomento. Questo argomento che lei sottilmente introduce fa riferimento ai cosiddetti mandanti, ai quali io non ho mai creduto, anche perché ormai io mi sono magistratizzato, ciò che non provo non esiste. Tutto ci possono essere supposizioni, intuizioni, che potrebbero essere anche vere, ma non dati di realtà. Allora, facciamo questo discorso. C'è un signore il quale ordina tutti questi omicidi, si prende i repertini e si diverte per le sue manie a usarli. E come mai allora il Lotti dorme in una canonica e non ha una lira per farla ballare l'orso? Come mai a Vanni, anche che aveva sì questo lavoro di portalettere, non si trova nulla? Ma Pacciani, guardi che ha lavorato una vita, ha lavorato una vita, e voglio dire, uno che fa mangiare alle figlie la volpe o mangia gatti,